essere qui con noi oggi, nonostante i suoi molteplici impegni. Prima di tutto vorrei ricordare cosa rappresenta la bilateralità. È un sistema, diciamo, di prestazioni e erogazioni di prestazioni economiche integrative a quelle previste dal Servizio Sanitario Nazionale ed è un sistema, come dicevo, molto strutturato, ormai consolidato sia a livello territoriale che a livello nazionale. Quindi promuovere un'iniziativa che vada nel senso di potenziare, intensificare la rete anche di divulgazione di questi strumenti, considerando anche purtroppo noi continuiamo a registrare, questi strumenti non vengono sfruttati interamente dalla platea dei lavoratori agricoli, anche a causa di una fortissima presenza di lavoratori stranieri. Quindi il senso è questo. Oltremodo abbiamo voluto cogliere questa occasione per rilanciare all'attenzione della politica nazionale del lavoro, ma anche delle aziende, il tema importantissimo per quello che riguarda il settore dell'agricoltura, della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche alla luce degli ultimi accadimenti tragici avvenuti in questo territorio. Sappiamo bene questo territorio quanto ha pagato negli anni il tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi rilanciare una grande attenzione dalla politica nazionale, che purtroppo ci dispiace verificare anche nelle recenti campagne elettorali, un tema assolutamente assente. Quindi questa è un'occasione per fare il punto su questi importanti temi, potenziare appunto le competenze, intensificare la rete della preparazione, della divulgazione di questi temi per dare, come dire, la possibilità di svilupparsi ancora di più e meglio a questo settore che rappresenta, diciamo, la strategia economica prioritaria del territorio Taranto e Brindisi. È un tema che noi da sempre abbiamo lavorando molto seriamente, con alcune difficoltà che abbiamo trovato nelle controparti, ma ci rendiamo conto giorno dopo giorno che è l'unica soluzione per riuscire a dialogare con le organizzazioni datoriali. Abbiamo sempre tante difficoltà, sono litigiose fra di loro su tutti quanti i temi e è difficile poi trovare la soluzione se parliamo per esempio di rapporti con l'assessorato all'agricoltura, PSR e tutto il resto. Abbiamo solo questa possibilità dei tavoli dove si svolge la bilateralità. I nostri segretari sono preparati, noi stiamo lavorando a livello anche di formazione molto molto intensamente anche con i nostri enti, proprio per dire che è l'unica soluzione questa della bilateralità per riuscire a fare gruppo, a fare rete per risolvere i problemi, perché arrivare in una condizione litigiosa nel rapporto con la Regione Puglia, nel rapporto con gli enti locali, diventa una cosa molto molto complicata dare poi la soluzione. Noi quello che abbiamo fatto e faremo sempre, lavoriamo nel rispetto dei lavoratori che rappresentiamo, ma questo possiamo farlo se anche i rappresentanti delle aziende lo fanno in modo serio, e purtroppo dobbiamo dire che stiamo recuperando in quest'ultimo periodo, stiamo recuperando un rapporto un po' diverso. Sarà stata la pandemia, sarà stato un periodo di preoccupazioni per tutti. Noi vogliamo che si riprenda alla grande, diciamo, in modo forte e responsabile da parte di tutti, perché i problemi non sono pochi quelli da risolvere. Noi ci stiamo e vogliamo fare la nostra parte. La FAI nazionale ha promosso una raccolta firme Mai più ghetti. Di cosa si tratta? Sì, siamo partiti con una campagna di raccolta firme con il titolo appunto Mai più ghetti, perché in agricoltura ci sono circa 300.000 lavoratori che lavorano in forma illegale nel settore, e la maggior parte di questi lavoratori vivono all'interno di questi ghetti. Quindi noi dobbiamo favorire più possibile la possibilità di questi lavoratori di
di uscire dai ghetti, per cui la nostra campagna, la nostra petizione che ha raggiunto già 20.000 firme è orientata a presentare un progetto di legge che vada a favorire appunto la chiusura dei ghetti, offrire soluzioni abitative e anche riconoscimenti di permessi di soggiorno regolari, quindi una campagna orientata a un'agricoltura di qualità e di un lavoro di qualità. L'agricoltura è importante perché lo ricordo sempre che nel suo volume complessivo all'interno del prodotto interno lordo nazionale rappresenta 550 miliardi, per cui è una cosa importante, quasi un quarto del prodotto interno lordo, quindi asset strategico del paese che merita la giusta attenzione anche della politica. Ahimè, nella fase della discussione politica di questi ultimi tempi, in vista delle prossime votazioni, la discussione è ripresa soltanto a slogan, invece merita attenzione perché abbiamo una politica comunitaria che poi si declina con piani regionali di sviluppo rurale e poi abbiamo un problema anche qui legato alla manodopera, perché il settore agricolo oggi rappresenta 1 milione di lavoratori e di questo 1 milione 350.000 sono immigrati. La proiezione che noi abbiamo per il 2030 che circa 500.000 lavoratori saranno immigrati, vuol dire uno su due è immigrato. Quindi anche la questione legata alle politiche migratorie, ai decreti flussi, al riconoscimento di permessi per poi generare buona occupazione, come dicevamo prima, anche legata ai temi dei ghetti, è una storia estremamente importante che va affrontata non con scelte ideologiche ma con razionalità e con prospettiva.